Bella you, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, come sempre, siamo in divisione 3, siamo alla posizione 51.318 dopo le ultime uscite. Siamo riusciti a risalire un pochino perché siamo riusciti a fare delle prestazioni migliori. Vediamo se riusciamo a continuare a migliorare. Andiamo a cercare subito il prossimo avversario e vediamo che cosa succede. Come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, magari iscrivetevi al canale e commentate e fammi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo che avversario ci capita. Galatasaray Napoli. Galatasaray Napoli. Andiamo a vedere i nostri ragazzi come stanno messi. Allora, tutti bene qui a casa, Marò. Un po' di gente on fire, un po' di gente on fire. Allora, formazione sull'avversario, lui gioca con un 4-1-2-3 praticamente, o un 4-3-3 estremamente offensivo con Messi, Musiala, Drogba, Cruyff e Pempe, tutti oltre 100. Interessante, questo ragazzo lo vedo abbastanza piazzato. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono Galatasaray piene, Napoli, tutti ragazzi. davanti. Il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo Against e il rumore del Napoli. pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Drogba muove Tutti il si stanno primo pallone. muovendo verso Ah, ma io non ho messo, l'avversario raga, sulla porca palestra di troia, mi sono sport. dimenticato il wifi. E noi non vediamo l'ora che Devo i giocarla tifosi così ci questa. regalino le prime occasioni importanti. Raga, vedrete lag. Quest'aria Dimenticato di togliere il eccezionale, wifi, ambienze porca puttana, edificanti e al tempo non stesso posso sofisticati. nemmeno abbandonare, raga, la perderò male proprio. Gara iniziata, siamo già nel Attenzione, compenso. Nathan, poggia, Galatasaray, Zielinski, Napoli. palla per Kvaratskhelia che riesce ad andarsene, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia prova ad Musiala andare sulla mezza distanza. lungo, Osimhen non riesce ad arrivare Questa sulla inizia a palla. creare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al Attenzione. vento un contropiede favorevolissimo. Ma che deficiente idiota, aiuto. Va alla ricerca di un compagno davanti. Cerca Attenzione, mamma passaggio, mia ma quanto non lagga trova ragazzi il l'uomo. wifi, La mamma mia gioca quanto lagga dietro. col wifi. Ottima la pressione Mamma difensiva. mia. Cerca il movimento che sta in profondità. E passa. Messi! Intervento davvero Mamma deciso. mia. Oh Salvio, grazie. Grazie, Primo grazie calcio sempre. d'angolo dell'incontro. I Grazie, tifosi spero sono che tu ti pronti stia a salire. divertendo. Vediamo se riescono a Io come il superarlo. deficiente mi sono dimenticato di mettere l'Ethernet, togli il Possibilità di cavo. contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci Anghissà vuole prova ad davvero niente per andarsene con fermare questa Osimhen dentro per azione. Anghissà. Anghissà appoggia per Victor Osimhen che può arrivare a sparare in porta la parata incredibile di Cech. Di Palla Girapolitano, rimessa fuori, calcio sarà d'angolo. tiro dalla bandierina. Stiamo passando in vantaggio nonostante i lag. Attenzione Zielinski, cross in mezzo, c'è Victor che può poggiarla a centro per Politano, niente da fare, incredibile, Mario Rui, Politano, Anghissà, Kvaratskhelia, non riesce a prendere questa palla, proviamo a Non rientrare, perdono tempo, va spingono Messi, subito verso la metà Messi, dell'avversario. regola palla Giannino Di Mario Rui tocca Lorenzo, foga, che vede appoggia con un dall'altro pallone lato in porta Politano, vicino si a ferma Pempe. Politano, prova il dribbling, fermato da Alfonso Davis, Ben fatto, Lobotka terminato quello recupera che c'era palla, bisogno di lui. palla per Zielinski dentro per Kvaratskhelia, prova a Cambia idea, prendere Chiellini. palla, l'avevo presa, Non niente da poteva andare fare, molto prova ad alto. andarsene A sinistra con Drogba, il dentro passaggio. per Pempe, Cerca di arriva inserirsi però proprio Di Lorenzo e poi esterno. Meret che Esterno insieme rilancia a Calhanoglu. lungo, Kvaratskhelia, io non so nemmeno come sto giocando, Ci veramente. prova con un pallone Mamma profondo. mia, Mario Rui, Accende a allarga per sinistra. Kvaratskhelia, dentro per Zielinski, niente da fare. Allarga a centrodestra. Lobotka, Pallone penetra il rigirato sul Galatasaray con terreno. Messi, no, chi cazzo era? Non si sa, Secondo poi tempo. mamma mia, Meret, che Ecco fa un l'intervento. miracolo anche su Pempe, poi Zielinski recupera palla qui sulla nostra tre quarti, Kvaratskhelia prende Un'opportunità di questa Pempe. palla, non la fa uscire Osimhen. Kvara, si ferma Kvara, si gira alla grande, va dentro Cerca verso Calhanoglu che avrà Zielinski. spazio, ma non Gran entra. giocata di Kvara, niente da Un fare. giocatore sempre pericoloso in area di Prova rigore. adesso a Però ripartire devi il anche Galatasaray con ricordarsi di Nathan difendersi in palla. e Meret dopo l'appoggio di Non si Ramani, che trasferisce riesce ad subito. andare da Politano. La palla non arriva a Politano. Sceglie di andare Chissà, per Di via verticale. Lorenzo. Cross Cross in mezzo di incisivo. Davis, Termine Nathan. di E esperienza. poi, mamma mia, Rachmani, Una bella Zielinski, giocata palla sullo verso spazio. Kvaratskhelia, sbagliata ovviamente. È Bella veramente Pompei. difficilissimo Lancia giocare verso così, sinistra. ragazzi. Palla Attenzione, palla rimessa dentro sul verso centro. Messi, Nathan. Raga. Veramente Tempismo quasi perfetto. Bello impossibile. intervento.
Già è tanto che sto riuscendo a giocare. Attenzione, scende Nathan. Nathan prova ad andare dentro da non si sa chi in realtà. Attenzione, Osimhen, grande copropalla di Osi, che prova ad andare da Kvaratskhelia, che forse è fuori gioco. Kvaratskhelia che mette in mezzo verso Politano. Palla sbagliata di Kvara. Peccato qui, lag potentissimo, mamma mia, anche sa. Zielo va da Rachmani, errore di Rachmani, che prova a rientrare, va da Meret, che rilancia lungo verso Kvaratskhelia, che non riesce a prendere palla. Attenzione, per un momento un po' fluido, incredibile. Attenzione, cioè prendiamo gol quando ha smesso di laggare, ragazzi. Vantaggio Galatasaray. Osimhen, cioè ho preso quello quando ha smesso di laggare, incredibile. Di Lorenzo, raga, è ingiocabile così, è ingiocabile, è ingiocabile. Attenzione Drogba, è il rigore. Raga, ma è ingiocabile perché ho dimenticato di mettere il wifi, cioè di mettere l'Ethernet, di mettere il cavo. Successo con la rete wireless, ragazzi, è impossibile, mamma, è proprio impossibile. Va Drogba, traversa di Drogba, poi provano a rimetterla dentro, incredibile, la palla resta lì, vabbè, vabbè, vabbè ragazzi, partita buttata. Lobotka di Lorenzo, Politano, anche sa, palla per Lobotka dentro per Victor Osimhen, che prova ad appoggiare, invece no, arriva Cech che riesce ad appoggiare incredibilmente. Zielinski, anche sa, Messi va dentro, Rachmani, anticipo feroce di Rachmani e poi sbaglia tutto, solito errore di Lorenzo, appoggia per Rachmani, va da Anghissà e si fa anticipare da Messi. Mamma mia ragazzi, non ingiocabile, ingiocabile, ma ingiocabile perché laggo, cioè non capisco niente. Di Lorenzo, Politano dentro per Anghissà, che prova ad andare dentro, recuperano palla loro, Anghissà, fallo su Anghissà, prova a penetrare, cioè fallo su Anghissà. Siamo 3-0 ragazzi, ma purtroppo, ripeto, è un risultato di cui non terrò conto perché cioè veramente ho dei colpi di lag spaventosi. Anghissà prova a metterla dentro, Lobotka, palla per Mario Rui, va da Kvaratskhelia che mette palla giù, Kvara rientra, Kvaratskhelia dentro per Anghissà che non riesce a segnare, segna Politano che accorcia un po' le distanze, quantomeno Matteo per il momento non ci fa avere un cappotto incredibile. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Matteo Politano alleggerisce un po' il punteggio nonostante i lag continui, i lag pesantissimi. Attenzione, Rachmani, Pempe, Anghissà, vanno dentro e poi Nathan alla, va fuori da Kvaratskhelia, ragazzi. Fine primo tempo, 3-1 per il Galatasaray, ma ripeto ragazzi, la partita è complicatissima perché ho dimenticato di mettere la rete cablata e quindi abbiamo purtroppo una situazione complicata di linea. Riparte Osimhen, la situazione ovviamente non è cambiata. Mario Rui, è un peccato perché aveva anche dei giocatori diciamo con la freccia alta, peccato davvero. Attenzione Osimhen, vanno dentro, lo botta, va fuori poi da Zielinski che va da Kvaratskhelia, prova il dribbling Kvara, fermato da Bergomi. Attenzione, prova a ripartire il Galatasaray, è costretto a ricominciare. Gioco, loro fanno girare bene la palla, chissà, bel recupero palla qui per Osimhen che non alza la palla e quindi non riesce ad arrivare da Politano. Lobotka prova a rientrare, fantastico Lobo, e va poi da Politano che prova a far correre Victor Osimhen. Se ne va Victor, si ferma Victor, poggia per Politano che non stoppa la palla, porca puttana. Attenzione Alfonso Davis, va da Paolo Maldini, attenzione arriva anche qua Kvaratskhelia. Loro, ripeto, fanno girare benissimo la palla. Attenzione Mario Rui, che riesce poi ad andare da Kvaratskhelia, che appoggia Zielinski. Errore, errore, errore,
è dovuto a un solo motivo purtroppo, arriva Drogba a finire in area, arriva Pempe, fa un gol incredibile, ma io veramente non sto riuscendo a giocare. Osimhen lo bocca, va, non abbandono proprio per decenza, ma mamma mia, vabbè, lag assurdi. Prova a cambiare la situazione con una Di Lorenzo davanti. Prova ad andare malissimo da Politano, niente da fare. La dà indietro per evitare grane. Ah. Bergomi. Cura. C'è Messi. Musiala. Attenzione, anche sa Davis. Beckenbauer. Messi. Attenzione, palleggiano loro, ma tanto noi non possiamo fare granché per il momento. Continuano a palleggiare. Avanzano con una intricata rete di passaggio. Poi Nathan recupera palla, prova ad andare da Politano, palla sbagliata. Poi gli mi fanno male pure la capo, cioè è incredibile, mi fanno male gli occhi, la testa, tutto in questo modo. Anche stare ora, gran palla Zambo, anche sta. Prova ad andare dentro da Politano, sbaglia tutto. Alfonso Davis va dal portiere. Bergomi. Caraschelia, giocano benissimo loro. Palla Vieira. Vabbè, lo scema chiaramente sta avendo vita facilissimo. Paraschelia, Osimhen, perdiamo ennesima palla per il ritardo dei comandi. Niente da fare. Attenzione. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Prova a darla profonda nello spazio. Di Lorenzo va da Kvaratskhelia dentro per Osimhen, la palla non passa perché c'è Vieira. Beckenbauer. Bergomi. Provano a ripartire, ragazzi, partita veramente tra l'altro anche brutta perché lui palleggia così a centrocampo, quindi chiaramente. Politano se ne va, Politano va dentro da Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, prova ad andare, aglio, lag, colpo, cioè una serie di lag che non mi ha fatto capire niente, quindi non potevo mai dare la palla giusta. Nathan, palla per Kvaratskhelia, prova a recuperare palla Kvaratskhelia, ci riesce Kvara, dentro per Victor Osimhen, c'è Beckenbauer davanti, tra l'altro lui c'ha tutti 100, incredibile, cioè avrei praticamente impossibile sta partita. Anche sa prova ad andare da Politano, si gira ancora, va da Giannino Di Lorenzo, alla fine riesce Giannino a crossare di merda verso check. Beckenbauer, palla corta per lui, non capisco che sta facendo. Ah, voleva andare almeno di pausa pure, vabbè, non mi cambia niente, comunque faccio qualche sostituzione, metto Lindstrom lì e basta, insomma, nemmeno Oliveira, metto un po' Ostigar, ma giusto perché Ramani è ammonito, metto Juan Jesus, ma ripeto, è completamente inutile, lo sto facendo giusto per sfizio, anche perché lui perderà un po' di tempo adesso, almeno di pausa inutilmente, va bene così. Di Lorenzo prova ad andare da Lobotka, proviamo ad entrare dentro, niente da fare. Riparte ancora il Galatasaray, ragazzi, con Snyder. Di Lorenzo va da Lindstrom, palla per Osimhen, prova a ridarla a Kvaratskhelia, palla è sempre corta e qui io non capisco. Attenzione, Demme, Mario Rui, prova ad andare da Demme, che va da Kvaratskhelia, che appoggia all'Instrom, prova il dribbling Lindstrom, niente da fare, un attimo di non lag. Attenzione, Drogba, lo botca, prova ad andare fuori ancora, niente da fare, poniamo un fallo laterale, a Mario Rui. Kvaratskhelia prova ad andare dentro da Lobotka, gran palla di Kvara per Lobotka che appoggia a Politano, si gira Politano alla grande, Politano, cross di Politano, la palla viene messa fuori purtroppo.
cercano l'azione veloce. È stato simpatico fare almeno un altro gol, ragazzi, finisce qui. Finalmente aggiungerei, la perdiamo, purtroppo perdiamo punti, ma non fa niente, ragazzi, perché, ripeto, dimenticandomi la questione della rete cablata, abbiamo veramente sofferto troppo.